Intanto porgo i saluti a tutti i presenti, autorità regionali, autorità provinciali, autorità comunali, progetto, studenti di architettura e di ingegneria, a nome del professor Mistretta che non è potuto, per impegni precedentemente assunti, essere presente. E io non credo di dover aggiungere quasi nulla alla presentazione più che perfetta che ha fatto il professor Maida dell'impegno formativo in generale delle nostre università e della collaborazione che si sta sviluppando ogni giorno di più. Per cui preferisco interpretare le problematiche formative con riferimento specifico al tema che oggi qui ci riunisce. Anche perché ormai con l'intervento dell'onorevole Spisso e dell'assessore Sanna siamo entrati in tema e quindi sarebbe fuori luogo parlare di questioni generali. Per cui ritengo opportuno soffermarmi proprio sul significato che per le nostre università questo progetto riveste e sulle implicazioni e ricadute legate a questo progetto. Devo dire, anch'io sono solito essere piuttosto sincero nel parlare a un pubblico, anche perché il pubblico è molto numeroso e credo che il suo tempo sia prezioso, per cui bisogna arrivare subito alle cose importanti e essenziali. Devo dire che analizzando la sua articolazione, gli stage, i laboratori che sono previsti, l'analisi di complessi casi concreti, sono rimasto impressionato in modo molto favorevole. E a quanto mi risulta, è la prima volta che almeno a livello regionale si dia un così ampio risalto a queste tematiche. Guardate, queste non sono parole di rito, parole di accompagnamento di un qualunque progetto, di un qualunque iniziativa, non sono parole formali, sono parole che sento anche perché si dà il caso che le tematiche che andate ad affrontare mi trovano particolarmente sensibile ed attento. E voglio anche illustrarvi, non vi rubo più di un minuto, le ragioni di questo interesse particolare. Ma come il mio ce ne possono essere tanti altri paralleli, per cui questo è soltanto un esempio. D'altra parte io sono un tecnico come estrazioni e quindi preferisco essere molto concreto su certe cose. Bene, si dà il fatto che io come docente universitario, come ricercatore, è da circa 40 anni che lavoro nel settore energetico. E quindi per circa 40 anni io e i miei colleghi, la maggior parte, abbiamo studiato null'altro che come bruciare in maniera più efficiente dei combustibili fossili. E adesso le ultime vicende climatiche che voi tutti conoscete, delle quali si parla tutti i giorni, stanno dilagando, ci stanno sommergendo, ci pongono davanti problemi dei quali difficilmente si intravede la soluzione. Guardate, negli ultimi 30 anni il consumo di energia è quasi raddoppiato. Nei prossimi 30 verrà incrementato almeno del 60%. Ma quasi tutto questo consumo, nella misura dell'80%, è coperto da combustibili fossili. Le rinnovabili pesano decisamente poco,
diciamo il 13% circa, tenendo conto anche di tutta l'energia che possiamo produrre per via idroelettrica. Il nucleare pesa a livello mondiale per il 7%. Quindi, se correlate tutto questo al fatto che continua a aumentare il tasso della CO2 nell'atmosfera, il riscaldamento del pianeta, se aggiungete il fatto che la Cina e l'India bruciano combustibile fossile, bruciano carbone, e d'altra parte perché impedirlo quando noi non abbiamo fatto altro negli anni passati, vi accorgete che avete davanti uno scenario a dir poco disastroso. E quindi questo, siamo davanti a un cambiamento che sarà epocale, a un cambiamento che coinvolgerà profondamente tutto il nostro modo di vivere. E allora è chiaro che tutto questo ha ripercussioni anche sulle tematiche che con questo progetto si vanno ad affrontare. Perché tutto diventa trasversale. C'è una trasversalità totale. Il progetto diventa multidisciplinare perché toccherà l'energia, ma toccherà tantissimi altri problemi sui quali ora non mi voglio soffermare. E allora ecco perché mi sento profondamente vicino a questo progetto. Perché se guardo ancora, e chiudo quell'esempio, al settore energetico, e prendo per esempio l'ultimo documento che hanno prodotto i DS nel luglio del 2005, che dicono in Italia è auspicabile che nel 2010 si passi circa a 10.000 megawatt eolici, il che vuol dire decuplicare la potenzialità attuale. Voi vi rendete conto che dal punto di vista energetico lo scenario cambia. Vuol dire che chi si occupa di paesaggio dovrà occuparsi di giranti eoliche, per forza. Vuol dire che i nostri tetti dovranno essere rivestiti con pannelli solari, per forza. Guardate quello che succede in Germania, guardate quello che succede in altri paesi. Lo sapete che per 1.000 abitanti in Italia ci sono 10 metri quadri di pannelli solari. In Germania, dove forse sole ce n'è un po' meno che qua, ne hanno 60 metri quadri. In Grecia ne hanno 274 metri quadri di pannelli solari. In Austria ne hanno 334. Ecco come popolazioni più attente si sono mosse. E questo chiaramente avrà implicazioni su tutto, sul sistema paesaggistico, per forza, inevitabile. Ecco allora, e torno un po' nell'alveo, la ragione così di questo interesse, ma anche la ragione di questa peculiarità di questo progetto. Perché mai ho visto tante forze schierate in campo per un progetto di così vasta portata, forze universitarie, forze regionali, forze delle amministrazioni comunali. E vuol dire che è un progetto sostanzialmente nuovo, ma è nuovo anche per chi lo eroga, anche per l'università. Vuol dire che noi non siamo i depositari della scienza che la erogano. Qui il discorso è diverso, perché i problemi ci stanno travolgendo. Vuol dire che anche noi docenti siamo costretti a rivedere completamente il nostro modo di pensare, di interagire con l'ambiente. Vuol dire che dobbiamo ripensare profondamente la didattica. Ecco allora come cambia e come si deve attrezzare l'università per questa nuova sfida formativa. E quindi ecco perché tanti nostri docenti di primo piano sono qui schierati sul fronte delle due università per dare luogo a un qualche cosa che certamente resterà unico e lascerà il suo segno.
E allora ecco che qua, quando si parla di questo, si riscoprono tanti concetti che usiamo quotidianamente nei discorsi tra le due università, nei discorsi con la regione, per cercare di fare creare un modello nuovo. Ecco l'università che riscopre la sua funzione di servizio, perché entra nel territorio, si mette a disposizione del territorio, fa formazione diffusa. Questo concetto di università diffusa troverà in questo progetto un modo di estrinsecarsi in maniera fantastica. Ecco perché l'università telematica rientra pienamente, perché sarà uno dei punti di forza probabilmente per essere capillare, chiaramente accompagnata poi dall'azione critica dei docenti, dal contatto umano, perché senza quello non si può fare didattica. E quindi ecco di nuovo una riscoperta totale del valore della formazione, con il coinvolgimento critico e attento dell'università. Giustamente il rettore Maida ha detto di certi corsi siamo poco contenti, di certe situazioni formative, ha ragione, ma vorrei dire agli amministratori qui presenti, ogni volta che avete un problema formativo ricordatevi l'università. È chiaro, l'università non può fare tutto, però può monitorare tante situazioni, e se avete un monitoraggio attento dell'università potete stare certi che certe cose vanno sul binario giusto. E quindi attenzione a tutte le attività formative, coinvolgete, soltanto magari a livello di monitoraggio, ma coinvolgete l'università. Chiaramente questi temi di cui abbiamo parlato, queste tematiche, questa trasversalità, questa multidisciplinarità, ecco, ci danno un quadro che è abbastanza nuovo. E effettivamente davanti a questo progetto così interessante è giusto chiedersi se si riuscirà a portarlo avanti, a portarlo a termine. E io credo che per rispondere a questa domanda, perché io vedo l'impegno dalla nostra parte, non ci sia altro che chiedere un profondo ed equivalente impegno dall'altra parte, dalla parte degli amministratori, dalla parte degli studenti, dalla parte dei discenti, perché si vada veramente verso una nuova forma di didattica, perché ci sia una interazione profonda, profonda soprattutto quando si arriva a livello progettuale e quando ciò che si fa va confrontato con tutti i problemi che emergono e che la società oggi ci pone. E quanto è complesso il problema del turistico, mi è piaciuto molto l'intervento dell'assessore Sanna, perché ha sottolineato i punti essenziali. Lì ci vuole esperienza, ci vuole una lunga navigazione. I docenti sono in grado, perché hanno un'attività enorme alle spalle, di discutere criticamente con i discenti tanti passaggi delicati. Io vorrei che si potesse approfittare di questa situazione magica che si creerà, che si crei questa interazione e che si riesca in qualche modo, forse per la prima volta, a entrare profondamente nel territorio. Questo è l'augurio che faccio a chi si accinge a sviluppare concretamente questo progetto, a chi si accinge a frequentare i corsi. Io mi auguro che tra 10 anni, non sono tanti, si parli ancora di questo progetto come un punto di riferimento. Punto di riferimento per chi ha frequentato i corsi, ma punto di riferimento anche per il nostro sistema universitario e per la nostra regione. Grazie.